La Gargarese quest'oggi riparte da una situazione per niente agevolata, dopo tre sconfitte consecutive subite a favore di Luanesi, Ventimiglia e Quiliano. Senza dimenticare le assenze eccellenti dei vari Ferrari, Marelli, Ferraro, Piccardi, De Madre e Fabrizio Negro. E come se non bastasse, l'ultimo posto in classifica da condividere assieme ai Blue Orange con soli 12 punti. Ed oggi pomeriggio allo stadio Candido Corrent di Carcere giunge il Taggia di Amedeo Di Latte, quarta forza del campionato. Ma per fortuna il nostro allenatore, ovvero Patrizio Labbate, potrà contare sulla verve realizzativa di Gianluca Rollero e sull'esperienza del maestro Victor Ugo Lorenzon. Vediamo in questo momento il direttore di gara della sezione di Novi Ligure, Victor Trajanowski, impossessarsi del pallone di gioco, coadiuvato dagli assistenti di linea Alessandro Cremona e Josi Castagna della sezione di Genova. Ma adesso è arrivato il momento di dare la formazione della Carcarese. In porta Allario, linea difensiva 4 formata da Schettini, Del Piano, Lorenzon e Mattia Sozzi.
A centrocampo i tre saranno Zingani, Alex Spinardi e Diego Roveta. Sulla tre quarti Fausto Rebella ad appoggiare le due punte, Federico Boveri e Gianluca Rollero. Ed in questo momento l'arbitro Victor Trajanowski della sezione di Novi Ligure avvia l'incontro. Partiti! Zingani, la sciabolata dalla tre quarti avversario, di prima intenzione per Rollero, che manca di poco il pallone. Subito pericoloso, lo squalo ad insidiare la retroguardia giallorossa. Federico Boveri, trattenuto dal suo marcatore, se ne accorge Trajanowski, fischiando così calcio di punizione a favore della Carcarese. Parte Lorenzon! Palla fuori di pochissimo sopra la traversa. A farsi sentire adesso il taggio, attenzione con il numero 7, entra in area di rigore! La conclusione che va a finire sul palo esterno! E prime preoccupazioni per Simone Allario. Boveri prova ad alimentare in mezzo, lo fa per la seconda volta, di prima intenzione! Alex Spinardi controlla il portiere giallorosso. Si combatte in mezzo al campo, Boveri prova ad allontanare i pericoli, ne approfitta il numero 8, attenzione, l'inserimento! Simone Allario fa capire a tutti chi comanda! Ancora in giallorosso all'arrembaggio con il numero 7, prova a temporeggiare Simone Del Piano, che gli strappa via il pallone! E allontana nuovamente le insidie create dalla formazione di Amedeo Di Latte. Vediamo adesso entrare in scena il dottor Quaini, che va a soccorrere Federico Boveri. Ancora il taggio con il numero 4, dentro, per il 7, la conclusione. Nessun problema per Allario. Parte adesso la conclusione del giocatore del taggio, che stampa la palla sulla traversa, spazza via Sozzi e mette il pallone al sicuro. Parte il calcio d'angolo, il colpo di testa del numero 4 e c'è il vantaggio per il taggio. Carcarese 0, taggio 1. Su questo calcio d'angolo, lo spiovente ha trovato pronto il numero 4 ospite, riuscendo così ad insaccare, ad infierire la porta difesa da Allario. 1-0 per gli ospiti. Parte la reazione della Carcarese con Lorenzon, con questo calcio di punizione, nulla di fatto. Attenzione, ancora il taggio con il 3, morbido ma insidioso, Allario fa sul pallone. Si va negli spogliatoi con il risultato a favore di giallorossi per 1-0, ma ci sono altri 45 minuti di gioco che attendono i biancorossi per poter cercare di riacciuffare il pareggio. Zingani preferisce arretrare, all'indietro per Lorenzon, avanza con coraggio, poi il filtrante per Alex Spinardi, si accentra, la conclusione poi col sinistro da parte di Fausto Rebella, palla fuori. Cambi per le file dei biancorossi, fuori Rebella, dentro Nicolo Guastamacchia. Zingani, dentro per Roveta, si gira, ottimo, attenzione, va giù, tutto regolare, secondo Trajanowski, si prosegue, parte il contrattacco di giallorossi con il numero 7, provano a vigilare Del Piano e Schettini, attenzione, poi c'è il destro, fuori di poco, che brividi per la Carcarese.
Altri campi per gli uomini di Labate, fuori Alex Pinardi, dentro Lucas Sarre. Parte la punizione del 3, spazza via del piano con un colpo di testa. Sarre provetta, addomestica bene questo pallone, il numero 8 lo sgambetta e c'è un calcio di punizione per la Carcarese. Parte Lorenzon, la battuta e si salva ancora il Taggia. Lorenzon, la finta sul numero 8, l'esterno elegantissimo, Sarre ancora per Lorenzon, parte la bacchettata del maestro, pasticcia la difesa di Giallorossi, Rollero la profitta, Gianluca! Rollero! Siamo ancora vivi, siamo ancora vivi! Con lo squalo che approfitta dell'ingenuità mostruosa da parte della formazione ospite, penetrando e perforando la difesa avversaria, può sospirare Patrizio Labate. Rivediamo la pennellata di Victor Hugo Lorenzon, la difesa del Taggia letteralmente a farfalle, lo squalo, controllo col destro e poi sinistro lettare. Con lo squalo Rollero! Calcio di punizione del numero 3, spazia via Lorenzon, fa altrettanto Lucas Sarra, ancora il numero 3, la direzione di Schettini, spizzica il centro avanti, palla fuori, rimessa di Pesce, libera il Taggia, poi Del Piano senza troppe gentilezze, addirittura in area di rigore, ribatte ancora il Taggia, poi Pesce, Zingani vede l'inserimento di Sarra, lo serve, lo spizzicato di testa, gol! Lucas Sarre, 2-1, 2-1 Carcarese, arriva la rivolta, guarda il cronometro Patrizio Labate, non ci può credere, dall'1-0 al 2-1, con il cuore, con la determinazione, con il bel gioco, Zingani che vede Lucas Sarre, tanto basta con il colpo di testa per mandare la palla sul palo e successivamente in rete. Carcarese 2, Taggia 1 e andiamo, e andiamo! Calcio d'angolo, palla ancora per il battitore del corner, arriva Gianluca Rollero e fa sul pallone, parte la galoppata sulla destra, Rollero, sguardo in mezzo, viene abbattuto, calcio di punizione per la Carcarese. Calcio di punizione della Carcarese e poi successivamente le cure del dottor Quaini su Gianluca Rollero. Ecco Zingani danzare con il numero 6 avversario, attendendo la battuta di Victor Hugo Lorenzon, porta lo spiovente, libera il portiere del Taggia. Prova ancora il Taggia ad incutere timore alla retroguardia biancorossa, Del Piano deve vigilare sul 17, esce all'aria in due tempi, spazza via Schettini, spazza via Schettini. I giallorossi subiscono adesso la pressione della Carcarese. Guastamacchia va a indispettire il portiere. Capisce tutto Lucas Sarre, l'esterno! L'esterno sul portiere! E poi allontana il pericolo! Il Taggia! Parte il numero 8. Attenzione, Lorenzon lo aggira, servendo poi Zingani, che senza mezzi termini spazza via il pallone. Ancora la squadra di Dilatti in area di rigore, la girata fuori di poco, brividissimi, brividissimi. Carlo Pizzorno e Patrizio Labate guardano il cronometro, Schettini spazza via, manca poco la conclusione che arriva proprio in questo momento, termina l'incontro tra Carcarese e Taggia, 2-1, 2-1 per i biancorossi. E ci arriva notizia della sconfitta dei Blue Orange in quel di Ventimiglia per 3-0. Quindi adesso siamo in piena zona playout con 3 punti sopra i diretti rivali dello Spedaletti. Grandissima vittoria, sudata, col cuore, con determinazione, facendo così concludere un pomeriggio veramente speciale. Da Manuel Lamzuvel è tutto, un grandissimo e caloroso abbraccio, ci vediamo tutti quanti domenica prossima ad Ospedaletti per lo scontro diretto che vale la salvezza tra Blue Orange e Carcarese.